Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Oggi andiamo insieme ad esplorare il mondo degli accessori per borsa. E sì, parleremo di non uno, non due, ma ben tre accessori differenti. Tre prodotti che sono diventati ormai classici indispensabili per molte di voi. Sto parlando della tracolla Old Style, della chiusura Easy Zip e dei manici Simple, nella versione con dettagli metallici color oro. Partiamo dall'Easy Zip. Come possiamo vedere, i dettagli color oro saltano subito all'occhio. Zip e cursore sono color oro, così come anche gli anellini laterali. Dei dettagli che sicuramente esaltano anche la colorazione. Dettagli color oro anche per la tracolla Old Style, quindi i moschettoni e il regolatore. E per concludere, i manici Simple. I moschettoni e i dettagli sono tutti color oro. In questa colorazione, poi, a contrasto con il nero, creano davvero un effetto elegante e quasi lussuoso, potremmo dire. Il color oro dona un effetto luminoso, brillante, ma anche un tocco di eleganza che renderà i vostri prodotti artigianali davvero inimitabili. I colori basici rendono poi gli abbinamenti davvero facilissimi. Potrete creare accessori adatti davvero alle diverse occasioni, dalla semplice tracolla per la passeggiata in città fino alla pochette, magari con la chiusura Easy Zip, perfetta anche per le cerimonie. Non vi resta quindi che scegliere il colore che preferite e il cordino da abbinare. Pensate magari al tie sublime, allo skinny, un filato magari anche sfumato, perché no? Con il lurex o senza lurex? E se è vero che la bellezza sta nei dettagli, con questi farete davvero scintille. Arrivati a questo punto, quindi, io vi auguro buon lavoro e vi aspetto al prossimo Tessiland News. Ma prima vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, così da essere sempre aggiornati su tutte le novità. La pagina Facebook Meglio di Maya, ma anche il nostro gruppo ufficiale Tessiland. La pagina Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog, dove ogni settimana ci sono tante novità, curiosità e anche dei piccoli tutorial. Al prossimo Tessiland News!